È meglio studiare o lavorare? E poi qual è il giusto momento per decidere di smettere di studiare e iniziare a lavorare? Sono domande abbastanza personali, ma al netto di chi non vuole più vedere un libro dopo la scuola dell'obbligo, ci sono alcuni aspetti interessanti che conviene approfondire. Partiamo da un presupposto. Abbiamo una vita che è fatta di risorse limitate, in particolare la risorsa limitata per eccellenza è il tempo. Ticchetta, ticchetta e continua a procedere inesorabilmente. Per questo motivo dobbiamo, e spesso fortunatamente vogliamo, spenderlo al meglio. Questo passa anche dal fare delle scelte sensate che ci realizzino. Se fino a circa 18 anni la strada è quasi obbligatoria, quasi completamente tracciata, beh, oltre quell'età possiamo intraprendere percorsi differenti. Ed è qui che si presenta la questione cardine: studiare oppure lavorare? Affrontiamo un pezzo alla volta. Perché studiare? Che cosa serve studiare? Qui le risposte possono essere radicalmente differenti. Perché mi piace conoscere quante più cose possibili, oppure perché posso mostrare meglio quanto sono intelligente, perché posso parlare con cognizione con persone diverse in ambiti diversi, perché mi permette di essere più consapevole, oppure perché posso fare del bene agli altri, perché gli altri mi rispetteranno di più, perché posso vendermi meglio, qualsiasi cosa questo significhi, perché posso conseguire titoli e quindi accedere a delle posizioni più avanzate di carriera, oppure perché posso farmi pagare di più, o perché banalmente mi rende più indipendente. In realtà non c'è nessuna risposta corretta, anzi la personalissima risposta di ognuno di noi è un mix più o meno consapevole di tutte quante. Se però guardate alla maggior parte delle persone che conoscete, probabilmente se guardate anche a voi stessi, vi accorgerete che quasi tutti studiano per trovare un lavoro. Più si studia, più l'ambito diventa specifico, più l'ambito diventa specifico, più si è specializzati, più si è specializzati e più si potrà ambire a uno stipendio alto, chiaramente, nel proprio ambito. E sì, un medico specializzato con buona probabilità guadagnerà di più di un panaio specializzato. Questo non per una differenza di valore umano o di capacità professionale, ma banalmente per volumi di soldi che girano in un certo settore. Partiamo allora con questa assunzione. Lo studio, inteso come spaccarsi sui libri e fare degli esami, è finalizzato per lo più a migliorare il proprio lavoro, a migliorare la propria specializzazione, quindi lo stipendio, quindi di fatto la propria vita futura. Fermi, placate i se, placate i ma, fidatevi. Partiamo da questo assunto che capisco abbia una visione molto ristretta, poi vedrete che il ragionamento si allargherà anche ad altri aspetti. Esiste una legge economico-matematica che si chiama legge dei rendimenti decrescenti ed è stata formulata dall'economista inglese David Ricardo. Ora, questa legge è nota anche come la legge delle proporzioni variabili e dice che al variare di un input l'output non varierà in maniera proporzionale. Tutto non chiaro, giusto? Facciamo un esempio. Mettiamo che abbia un campo di 100 metri quadri e per lavorare ogni singolo metro quadro impiego un'ora. Se sono da solo a lavorare impiegherò circa 100 ore di tempo. Se chiamo un'altra persona ad aiutarmi impiegheremo circa 50 ore lui, 50 ore io, ma siccome lo facciamo nello stesso momento in parallelo impiegheremo globalmente 50 ore, che è molto meglio di prima, è la metà. Ora, se chiamo una terza persona impiegheremo circa 34 ore a testa, che è ancora meglio, e così via. Più persone ci sono, più andiamo velocemente. Quindi se arrivassimo ad essere 100 persone, in teoria dovremmo impiegare un'ora per far tutto, dico bene? No, è qui sbagliato il ragionamento, perché quando ci sono 100 persone si creano vari altri problemi che non erano visibili, che non c'erano prima quando eravamo in pochi. Per esempio, prima di tutto, bisogna cercare le persone. Avere un amico è un conto, ma averne 100 che ti aiutano, beh, è qualcosa di un pochino più complicato. Bisogna poi organizzare il lavoro per tutti quanti, cioè ognuno deve sapere esattamente qual è il metro quadro di terra che dovrà lavorare. Al netto del fatto che con così tanta gente qualcuno potrebbe arrivare in ritardo, qualcuno se l'è dimenticato, qualcuno sta male e quindi il numero di persone diminuisce, quindi bisogna riassegnare eventuali metri quadri di terra ad altre persone. E comunque non stiamo contando che mettere 100 persone in 100 metri quadri non è che sia così agevole, anzi è molto scomodo e probabilmente nessuno lavorerà al meglio perché non avrà abbastanza spazio. Quindi alla fine di tutto stimiamo che ci vogliano 1,2-1,3 ore a testa. Come vedete, abbiamo aumentato un input, ma l'output è peggiorato in quanto a efficienza. Esempi come questi ce ne sono a bizzeffe e possiamo trovare anche una forte analogia con l'eterno dilemma studio-lavoro. Infatti all'inizio studiare è necessario, tanto che esiste la scuola dell'obbligo. Se non sai leggere o scrivere, ti sono precluse praticamente tutte le possibilità della vita. Durante la prima fase della scuola, ogni anno, ma addirittura ogni mese, alle volte ogni giorno che passa, fornisce informazioni troppo importanti. Cioè,
una piccola nozione vale oro per tutta la vita. Se lo guardiamo sul grafico studio stipendio, siamo nella prima parte. Ogni piccolo delta di tempo è fondamentale per il nostro stipendio futuro. Più andiamo avanti, più questo processo rallenta. Pensa a quando hai iniziato a scrivere. Nel giro di un paio di mesi hai imparato tutte le lettere dell'alfabeto che oggi ti permettono di relazionarti con il mondo. Ogni singolo euro che guadagnerai per tutta la vita devi dire grazie in ginocchio a quei 2 mesi di scuola. Quando poi fai le scuole superiori, addirittura un corso di laurea triennale o quinquennale, quante sono le cose che incidono realmente su quello che guadagnerai? Sempre meno, sempre meno, sempre meno. Quindi se la tua domanda è: continuo a studiare o inizio a lavorare, quindi di fatto a guadagnare? La risposta, che è un'altra domanda, sarà: quanto può variare il tuo stipendio fra X anni se continui a studiare? Come è chiaro, la risposta non è la stessa se sei a 18 anni appena finita le scuole, oppure se hai già fatto la prima laurea, oppure se sei al quinto master. Ora però ricordate che prima abbiamo assunto che studio solo per lo stipendio. Ecco, adesso allarghiamo il ragionamento e riprendiamo le 1000 motivazioni per cui studiare. Per esempio, una delle altre motivazioni era perché mi piace conoscere quante più cose possibili. E a questo punto riprendiamo esattamente lo stesso grafico, ma al posto dello stipendio mettiamo l'altro obiettivo. Come prima abbiamo fatto lo sforzo di identificare in che fase siamo, cioè quanto il nostro studio può aumentare il nostro stipendio, adesso dobbiamo verificare quanto tempo ci vuole per aumentare un gocciolino questo obiettivo. Ossia, quanto tempo devo studiare per fare un nuovo scalino, un nuovo step nell'obiettivo conoscere più cose possibili. Attenzione, qualsiasi cosa questo voglia dire, il conoscere quante più cose possibili per me è probabilmente molto diverso dal conoscere quante più cose possibili per te. Ma prendiamo un altro obiettivo: perché posso fare del bene agli altri? Quindi mettiamo sul nostro grafico tempo su obiettivo di fare del bene agli altri. Quanto tempo ci vuole? Quindi di fatto, essendo il tempo una risorsa limitata, quante risorse devo mettere in gioco per fare uno scalino in più, uno step in più nell'obiettivo fare del bene agli altri? Oppure altro obiettivo: gli altri mi rispettino di più. Quindi tempo su obiettivo che gli altri mi rispettino di più. Capite che se siete a 18 anni appena usciti dalla scuola, in realtà è possibile scalare abbastanza velocemente questo obiettivo. Se siete invece il presidente degli Stati Uniti, o se siete personalità piuttosto famose e importanti, è molto più complicato perché avete già molto rispetto da parte di tutti. Stessa cosa per quanto riguarda l'obiettivo di conseguire nuovi titoli, accedere a posizioni di carriera più avanzate, oppure di guadagnare di più, di essere più indipendente. All'inizio è molto semplice, ci vuole poco tempo per scalare, ma alla fine, quando avete già tanti titoli, tante buone posizioni, siete già indipendenti, guadagnate già tanto, è difficile fare un ulteriore step. O meglio, per fare un ulteriore step in questi obiettivi c'è bisogno di tanto tempo. Quasi tutti gli ambiti della vita sono regolati dalla legge dei rendimenti decrescenti. Infatti, ogni nuova attività all'inizio dà sempre grande soddisfazione perché in poco tempo impariamo molto, ma dopo no, ogni step richiede sempre molto più sforzo. Per cui, momento guida pratica: se sei una studentessa o uno studente, oppure stai pensando di diventarlo, oppure stai pensando di abbandonare per iniziare a lavorare, fai una cosa. 1. Definisci l'obiettivo del tuo studio, a che cosa è finalizzato, quindi definisci quali sono i motivi per cui dovresti studiare. A questo punto, per ogni singolo obiettivo, verifica come è messo sul grafico dei rendimenti decrescenti. È chiaro che è un'autovalutazione, non può farla nessun altro se non te stesso o te stessa, ma è il momento di prendere coscienza di qual è il posizionamento di tutti questi obiettivi sul grafico dei rendimenti decrescenti. 3. Cosa, lo so che lo dico molto semplicemente, ma è la parte più difficile: scegli in base a quello che hai appena prodotto, in base ai grafici che sono venuti fuori, in base alla tua autovalutazione, scegli che cosa è più opportuno fare per la tua vita. Faccio un esempio che spesso mi è capitato di commentare perché più volte mi è stata fatta questa domanda. Allora, se stai studiando e la sera fai un lavoretto in un bar per, che ne so, 20 euro a serata, e questo non inficia assolutamente il tuo percorso di studi, vai avanti così, ti metti in tasca quei 20 euro a serata, aspetti di laurearti e poi di guadagnare molto di più. Se invece fare quel lavoretto sta rallentando il tuo percorso di studi, allora
valuta di interromperlo, perché ha più senso prendere la laurea velocemente e iniziare a guadagnare uno stipendio più corposo quanto prima. Se invece questo lavoretto è necessario per continuare a vivere, che ne so, fuori sede, perché sei uno studente fuori sede e quindi anche per continuare a studiare, è ovvio che non puoi interromperlo, ma anche in questo caso puoi cercare di ottimizzare quanto più tutte le tue attività per arrivare velocemente a aumentare la quantità di denaro che entra nelle tue casse, nel tuo conto. Piccolo disclaimer, forse era meglio farlo all'inizio, ma è uguale. In questo contenuto abbiamo parlato dello studio professionalizzante, cioè quello che ti porta a conseguire diplomi o certificati spendibili in ambito lavorativo. Quello che però mi sento di dirti è di non smettere mai di tenerti aggiornato, di formarti, di stare sul pezzo, perché nel lavoro di oggi, dove i compiti sono sempre più specifici ma allo stesso tempo sono super interconnessi, spesso essere svegli, avere le antenne dritte e essere pronti a buttarsi è proprio l'aspetto che fa la vera differenza. Spero che questo contenuto ti possa aiutare a scegliere cosa fare o che quantomeno ti indirizzi su un metodo da utilizzare. Se hai qualcosa da aggiungere rispetto al ragionamento che abbiamo fatto, ti prego fammelo sapere qui sotto nei commenti, perché mi fa super piacere e perché magari può essere un'occasione per approfondire ulteriormente alcuni aspetti di cui non ho parlato. Come sempre ti ringrazio per aver visto questo video e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!